Alda Merini è poetessa, Aldo Busi. Ma perché questo accoppiamento? Perché? Perché questa è la grande poetessa Alda Merini, Alda Merini. E poi dopo vedremo Aldo Busi. Questa è Alda Merini, grande poetessa, che ne parlano qua, ne parlano quelli del Corriere della Sera, qua, vedete, su sette del Corriere della Sera, capito? Ne parlano di Alda Merini, ne parlano. Qua viene tessuto l'elogio, viene tessuto l'elogio della grande poetessa Alda Merini. L'elogio di Alda, grande poetessa Alda Merini, viene tessuto da chi? Da chi? Viene tessuto da questo signore qua, che si chiama Massimo Cotto. Massimo Cotto di Alda Merini dice di tutto e di più, tranne l'essenziale. E cioè che, benché abbia pubblicato per case editrici notevoli le sue poesie, mi pare per Einaudi, non aveva i soldi per mangiare, perché lei non ha mai lavorato in vita sua, scriveva solo le poesie, capito? Per cui in tarda età ha dovuto chiedere l'aiuto della la legge Bacchetti, cioè ha dovuto richiedere i soldi del popolo sovrano, e qua non c'è scritto, capito? Perché lei non ha mai lavorato in vita sua, scriveva le poesie, capito? Scriveva le poesie. Poi ha fatto ricorso alla legge Bacchelli perché non aveva mai becco, non aveva quattrini per mangiare. E qua l'autore, questo autore qua, questo articolista, non lo scrive nell'articolo che Alda Merini ha chiesto l'aiuto dello Stato, della legge Bacchelli, capito? La legge Bacchelli, che venne varata, la legge Bacchelli, per evitare gli artisti in miseria, gli artisti in miseria. E lei era un artista in miseria, legge Bacchelli. Aldo Busi l'ho nominato perché voi andateglielo a chiedere allo scrittore Aldo Busi. Fate questa domanda ad Aldo Busi. Aldo Busi, lei che cosa pensa della legge Bacchelli? E vediamo che cosa vi risponde lo scrittore Aldo Busi. Io lo conosco Aldo Busi, lo conosco bene. Ditelo. Aldo Busi, lei che cosa pensa della legge Bacchelli? Perché pure Alda Merini, poetessa, ha chiesto il sostentamento della legge Bacchelli. Popolo sovrano, paga il popolo sovrano, paga. E beh, ma nell'antica Roma, caro articolista, Massimo Cotto, dicevano Carmina non tanta panem, Carmina non tanta panem. E per conto mio, la bella e brava qua, come si chiama? Come ti chiami, bella e brava? Alda Merini, la bella e brava Alda Merini, per conto mio, poteva andare a fare la lavandaia lungo le sponde del Naviglio a Milano, capito? Così metteva le marchette all'INPS e poi prendeva la pensioncina, prendeva la pensioncina. E io pure ho scritto le mie cose, caro come ti chiami, Massimo Cotto. Io ho scritto tante belle cose, sai, Massimo Cotto. E però per mantenermi, prima ho fatto il professore di filosofia e storia nei licei, Massimo Cotto. E poi ho fatto il preside di ruolo nei licei classici e scientifici. Non ho chiesto l'aiuto allo Stato, capito? Circa la poesia, lo sapete, vero, che la poesia è stata definita da una persona illustre, è Viagra dell'ego. Io da queste cose, questa cosa del Viagra dell'ego, l'ho scritto in questo mio pamphlet, Editori e scrittori, che è stato recensito anche sul Corriere della Sera. Vabbè, cari amici, dai. Alda Merini, poetessa, Aldo Busi. A tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni.